Il vigile del fuoco, o la marina militare o altro, marina in generale, governa uno o un altro, stanno lì sul pezzo, quello che riguarda il popolo. Santa Barbara non è solo patrona di chi spegne gli incendi o salvaguarda il mare, ma anche protettrice di chi salvaguarda e custodisce, anche in modo preventivo, l'ambiente di lavoro, di casa, di vita, di svago, di turismo, determinante per la incolumità delle persone e dei beni dei cittadini. All'interno del Duomo di Fano sabato scorso è stata celebrata la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. La celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo di Fano Armando Trasarti, insieme al nuovo parroco Don Giorgio Giovanelli, ha visto la partecipazione di molti uomini in divisa che ogni giorno rimangono a servizio della comunità nelle situazioni più differenti. Correte in soccorso di chi ha bisogno, non a parole, con gesti concreti. Voi diventate portatori e testimoni di speranza per chi ne ha bisogno. Quando suona una sirena dei Vigili del Fuoco o la sirena del mare per la nebbia, una ambulanza, credo che nessuna persona intelligente dice: oh, ci rovina la strada. D'istinto ci mettiamo al lato per dire: va a soccorrere qualcuno. Inoltre, la vostra passione per il dovere, la vostra dedizione, il vostro coraggio è riconosciuto in Italia e le vostre capacità tecniche costituiscono un messaggio positivo per l'intera società e sono un patrimonio che merita di essere coltivato dalle istituzioni. Il vostro lavoro è duro, talora pesante, talvolta neppure riconosciuto dall'uomo, ma il Signore vede, conosce e sa ricompensare. Alla cerimonia erano presenti anche i dirigenti della Polizia del Commissariato e della Polizia Locale, i Carabinieri, la Protezione Civile e la Croce Rossa, oltre alla presenza degli assessori del Comune di Fano e Regione Marche. Per i Vigili del Fuoco questa giornata è stata l'occasione anche per presentare il bilancio dell'anno corrente. In questa giornata è come se rinnovassimo la nostra promessa di abbracciare questa professione con le sue criticità. Purtroppo cade in un momento abbastanza brutto, ci siamo dovuti in qualche maniera riorganizzare anche per quanto riguarda il servizio, perché comunque sia, volenti o nolenti, il fatto di dover approcciare con persone sconosciute in vari ambienti, eccetera, ha comunque dietro insito il rischio di poter avere dei contagi. Per dare qualche cifra, dall'inizio dell'anno oggi il comando di Pesaro ha effettuato 5.100 interventi, di cui diciamo quelli più importanti sono 1.093 per incendi ed esplosioni, 303 incidenti stradali, 640 ricerche, soccorse e salvataggio di animali e persone, 129 dissesti e verifiche di staticità delle strutture come abitazioni, opifici e viadotti, 87 interventi per danni dovuti all'acqua, 123 interventi per fughe di gas. A conclusione della celebrazione, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria di Porto di Fano hanno ricordato Santa Barbara con la loro preghiera. Santa Barbara, una donna che ha servito lo Stato fino all'estremo sacrificio, con diciamo, determinazione, lealtà ed onestà, che sono poi i valori che guidano l'operato di tutti noi, sia la Marina Militare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.